Laura, lei lavora all'Alitalia da quanto tempo? Io sono un'assistente di volo da 23 anni. Noi stiamo vivendo una situazione di totale incertezza. Oltre ai 3.100 assistenti di volo, 11.000 lavoratori vivono in questa situazione di assoluta precarietà. Abbiamo bisogno della certezza di un futuro, definito e con la partenza della nuova Alitalia. Dopo 4 anni di amministrazione straordinaria, la tanto attesa notizia è arrivata. Giancarlo Giorgetti, ministro per lo sviluppo economico, è volato ieri a Bruxelles per incontrare Margrethe Vestager, la commissaria europea alla concorrenza. Sul tavolo il dossier Alitalia, la newco pubblica creata per rilanciare la compagnia tricolore. Finalmente, dopo mesi di duelli a distanza, il primo significativo via libera al piano industriale. Abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita, ci sono tanti passaggi tecnici e non solo, però sicuramente oggi è una tappa importante. L'Unione Europea è categorica. La nuova compagnia deve dimostrare di essere in grado di destreggiarsi da sola sul mercato senza gli aiuti di Stato, quindi meno rotte e una flotta più snella. E allora anche tagli del personale? In realtà, vi dico con molta chiarezza, noi abbiamo un'idea di piano industriale dove nessuno deve rimanere a terra. Toto numeri sugli esuberi per noi diciamo è una contraddizione in termini. Si parte dal piano industriale, con la flotta adeguata e gli investimenti adeguati, le persone servono e quindi non c'è il tema degli esuberi. Quando io sono entrato in Alitalia era ancora una grande compagnia di bandiera, statale. Io sono entrato che Alitalia aveva una flotta di circa 200 aeroplani e 22.000 dipendenti. Poi purtroppo ho vissuto il declino inesorabile di questa compagnia perché il primo passaggio è stata ovviamente la privatizzazione con i capitani coraggiosi. C'è la possibilità di riportare Alitalia in attivo sempre che lo si voglia fare e si sia capace di farlo. Poi quelli sponsorizzati da Renzi con l'alleanza con Etihad nel 2014. Si è scelta una grande compagnia di bandiera che non è in sovrapposizione con Alitalia. Ma ogni volta che è stato presentato un progetto industriale, questa compagnia invece di sviluppare e rilanciare ha ridimensionato la sua flotta e il suo network. Decollo perfetto. Era il 1960, l'anno della consacrazione sulla scena internazionale di Alitalia, vettore ufficiale delle Olimpiadi di Roma.